Allora, abbiamo raggiunto subito dopo la serata pubblica consueta, insomma, del lunedì sera della settimana del Sinodo, abbiamo raggiunto la giornalista Annalisa Camilli per qualche domanda. Benvenuta, grazie. Grazie, bentrovati. Allora, noi ti conosciamo soprattutto come, diciamo, narratrice, esploratrice, analizzatrice del tema delle migrazioni. Il focus qui era diverso, ma fino ad un certo punto, perché in realtà fin dalle parole del primo intervento, quello di Daniela Di Carlo, è stata trovata una connessione molto stretta tra tante forme di disuguaglianza, un concetto di altro difficile da superare, anche tra chi forse lo vede questo tipo di discriminazione in altri, insomma, noi siamo quelli progressisti che non ci facciamo questi problemi, sono gli altri a porsi questo problema. Questa è un'altra divisione che in realtà poi non ha molta solidità. Sì, diciamo la disuguaglianza principale, diciamo così, originaria è quella tra uomini e donne, la disuguaglianza di accesso al potere, evidentemente. È un mondo, quello in cui viviamo, ancora fortemente costruito su un'idea, del potere che è tutta maschile, ma non solo, appunto, è tutta di un maschio bianco, è evidente, insomma, che porre, no, la questione della presa di parola delle donne, non solo appunto dell'ingresso delle donne nello spazio pubblico, ma davvero, no, della loro rappresentazione, la loro rappresentanza per quello che sono e non appunto cercando di assomigliare appunto a un potere completamente maschile, pone la questione appunto della differenza e quindi poi di tutte le differenze. No? Un corpo razzializzato o un corpo disabile ha appunto gli stessi problemi in fondo di un corpo femminile, è non aderente alla norma e la norma appunto è quella stabilita dal potere. E infatti appunto la violenza poi ha le forme spesso del sessismo, ha le stesse forme, si assomigliano spesso, no? Il sessismo, il razzismo, l'abilismo prendono spesso le stesse forme, usano spesso le stesse parole. Quindi è per questo che le femministe appunto dell'ultima ondata, dell'ultima generazione, di nulla di meno, parlano sempre di più appunto di questo concetto di intersezionalità. Non è possibile fare un discorso di appunto di cambiamento del sistema solo con un punto di vista di donne bianche, ma evidentemente appunto tutte le altre. E gli altri, le altre forme appunto di identità devono entrare, appunto, no? Di differenza, di diversità devono partecipare, così come appunto le differenze di classe evidentemente giocano un ruolo, insomma, è evidente che non sarà discriminata alla stessa maniera una donna bianca ricca rispetto appunto a una donna nera di classe sociale bassa. Quindi tutte queste questioni oggi non è possibile, appunto, fare un discorso rispetto alla disuguaglianza senza tenere insieme appunto tutte queste questioni. Passando invece al tuo intervento, tu hai cominciato con una domanda, tu hai, insomma, hai fatto fede, diciamo, al tuo lavoro di giornalista, hai detto la prima cosa che devo fare è pormi una domanda, ce la puoi un attimo riproporre. Per me è abbastanza impressionante quello che sta succedendo in questi giorni. Stiamo assistendo a una sequela di nomi di donne che sono state uccise, hanno perso la vita, sono state uccise dai loro compagni o ex compagni, mariti, ex mariti. E ne abbiamo viste appunto, io ho fatto i nomi delle ultime tre, ma sono 75 nel 2023, le donne che hanno perso la vita in questo modo, donne di diversa età, di diversa provenienza, di diversa classe sociale, ma che hanno in comune due cose: il fatto di non essere state credute dalla società, perché tutte e tre avevano in qualche modo denunciato di avere paura appunto della persona che avevano vicino e che avevano lasciato in alcuni casi, e
quindi non sono state credute, non sono state protette, non è stato fatto seguito, diciamo, alla loro denuncia, non sono state sostenute nella loro autodeterminazione, nel loro percorso di autodeterminazione, e poi la vecchia questione che appunto chi le ha uccise era qualcuno di molto vicino a loro. Sappiamo che nella maggior parte dei casi queste forme di violenza estrema avvengono proprio nel contesto familiare, quindi con persone che consideriamo, appunto, con cui usiamo la parola amore, no? E quindi questo binomio che nella nostra cultura ancora è molto forte tra amore e violenza. La mia domanda era: perché in un momento come questo, in cui percepiamo che il protagonismo delle donne è molto forte, abbiamo per esempio una presidente del Consiglio donna, le donne hanno conquistato sicuramente delle posizioni all'interno della società che in altri tempi erano impensabili per loro, tuttavia appunto la violenza non cessa e anzi sembra quasi più forte, più feroce, no? E, ecco, sono partita da questa domanda, ho posto questa domanda perché appunto è qualcosa che credo, insomma, ci debba interrogare, ecco. Vorrei chiudere riprendendo proprio un pezzo anche di questa risposta che mi ha colpito quando l'hai raccontato. Hai parlato di donne che non sono state credute. In genere si dice non sono state credute dall'autorità, dalle forze dell'ordine a cui l'hanno raccontato. Tu invece non sono state credute da noi, dalla società, come, insomma, renderci tutti coinvolti. Ed è questo un tema che è stato messo in primo piano da tutti quanti gli interventi quest'oggi. Non si tratta mai di storie individuali, si tratta di storie collettive. Ma spesso questo non vale solo per le donne, quando appunto la violenza arriva in delle forme così estreme, in realtà è preceduta da molte avvisaglie e spesso, siccome appunto dicevo, e questo ce lo dicono anche i centri antiviolenza o i centri antitortura, la violenza viene usata dal potere soprattutto con le persone più forti, soprattutto con quelle che in qualche modo rivendicano una loro strada di libertà, di indipendenza, di autonomia. Non vengono picchiate o le donne più deboli, diciamo così, ma vengono picchiate le donne che invece in qualche modo decidono di prendere la loro vita in mano, di andarsene, di lasciare appunto il loro compagno. E questo però purtroppo ancora oggi questa presa di parola e questa decisione, no, di lasciare magari un passato di violenza non è sostenuto, è circondato da isolamento. Alcune di queste donne l'hanno raccontato ai giornali, avevano raccontato alle amiche per esempio, quindi diciamo a chi era più prossimo, di avere appunto un compagno violento, di avere ricevuto minacce o in alcuni casi addirittura già essere state picchiate. Una di queste donne era stata picchiata in maniera molto violenta dal compagno che poi è arrivato a ucciderla. E quindi questo significa che in qualche modo anche la società, i più vicini, anche gli amici fanno fatica a intervenire, a mettersi, a frapporsi, un po' perché evidentemente fino in fondo non credono. E per altro verso perché c'è, io credo, una paura a intervenire che è molto comune nella nostra società, una paura di perdere qualcosa nell'intervento, no? Siamo probabilmente abituati sempre di più a essere passivi. Addirittura di fronte alla violenza, ho citato il caso appunto che mi aveva colpito e che avevo seguito da giornalista, di questo uomo nigeriano ucciso a Civitanova Marche, Alika, che mentre appunto veniva pestato e poi ucciso da un passante che si era sentito, diciamo, disturbato, importunato da lui, era stato osservato in questa situazione, addirittura filmato con dei telefonini. Ecco, io credo che questa sia un'attitudine abbastanza diffusa, cioè di per paura probabilmente di perdere qualcosa, per paura di non essere, di essere attaccati a propria volta, no? Le persone non si frappongono tra il violento e la persona che sta per essere appunto aggredita.
E questa cosa mi spaventa molto, e credo appunto che debba essere di nuovo un punto di riflessione. È sempre stato così, penso appunto al martirio, al famoso quadro di Caravaggio, al martirio di San Matteo, no? C'è appunto anche in quel caso l'aguzzino, no? Che si sta per scagliare. Sulla persona a terra e le persone assistono, addirittura volgono lo sguardo e non intervengono. Cioè, quindi in qualche modo questo elemento quasi di immobilismo, no? Degli altri, del noi, che invece di intervenire e quindi provare a salvare, poi non è detto appunto che ci si riesca, no? Di fronte a una furia violenta. Però c'è questa cosa appunto di invece sospendere il giudizio o addirittura appunto sottrarsi o fare dei passi indietro, e io credo che questa sia la cosa in fondo più pericolosa, perché dà in qualche modo un aspetto di immunità, no? Agli aggressivi, ai violenti. E d'altro canto mi chiedo come è possibile riattivare questa capacità. Che è del singolo, ma è anche appunto della collettività di intervenire, quando ci sono i primi, no? Segnali di allarme. Grazie. Grazie a voi.